Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai tutti sapete, è imminente il lancio del DJI Mavic 3. Questo drone è super atteso perché comunque arriva e va a sostituire quello che è il fantastico DJI Mavic 2 Pro. Quindi di conseguenza l'attesa è davvero davvero alta. Però ormai, come succede ultimamente con i prodotti DJI, si sa tutto prima ancora che escano sul mercato, e questa volta addirittura, oltre a tutte le caratteristiche che ormai conosciamo di questo nuovo DJI Mavic 3 e di come sarà appunto questo drone che verrà presentato il 5 novembre, attualmente abbiamo già anche i prezzi definitivi, cioè quello che costerà qui da noi questo drone. E la cosa non è affatto positiva, perché parliamo di prezzi veramente veramente importanti, o meglio di prezzi molto molto alti, soprattutto molto alti anche rispetto a quello che era il Mavic 2 Pro. Quindi c'è stato un incremento di prezzo davvero spropositato, secondo me, rispetto alla versione precedente, ma non perché questo drone non possa valere questi soldi, proprio per quello che diciamo era il Mavic 2 Pro, quindi un drone consumer, o meglio il top di gamma dei drone consumer, mentre qua adesso con il Mavic 3 Pro abbiamo un drone che probabilmente non sarà più un drone consumer ma un drone professionale, perché ragazzi parliamo di 2119 euro per quanto riguarda la versione base, per poi passare alla versione combo che costerà 2829 euro e addirittura a una versione cine che costerà addirittura 4839 euro. Allora, togliamo la versione cine che probabilmente non interessa a nessuno di quelli che mi segue sul canale visto il prezzo, ma anche la versione base a 2119 euro, ragazzi, non so quanti di voi hanno intenzione di acquistarlo o pensano che lo acquisteranno. Visto adesso il prezzo che avrà questo drone all'uscita, io no, di sicuro ragazzi, perché il prezzo è davvero davvero folle se lo devo calcolare per il mio utilizzo di uso consumer, quindi un prezzo imbarazzante, perché ragazzi una cifra altissima. E poi, se valutiamo, tolto il discorso delle caratteristiche della videocamera, del drone, dei sensori anticollisione, togliamo tutto quello che è comunque questo drone, però noi paghiamo un drone 2119 euro per volare a 120 metri d'altezza e 250 metri di distanza. Quindi io personalmente non mi sento di spendere una cifra così importante per avere poi un drone che devo utilizzare davvero non limitato di più. Quindi non lo so, io questa volta ragazzi passo, non è un drone che fa per me, per il mio utilizzo, per le mie caratteristiche. Cioè, secondo me il limite per quello che è il mio utilizzo è lui, il DJI Air 2S, un drone che costa poco meno di 1000 euro ed è un drone, ragazzi, fantastico, impressionante. Chi di voi ce l'ha sa che è tanta tanta roba, ma ragazzi questo Mavic 3 è davvero troppo troppo, probabilmente anche nelle caratteristiche, e troppo soprattutto nel prezzo. Quindi non so, poi si parla che in Europa ci sarà questa versione europea che rientrerà nella categoria A1C1, tutte queste cose che però ragazzi a mio parere non valgono comunque i 2119 euro che dovrei sborsare per poi utilizzarlo per quello che lo utilizzo io. Poi ovviamente ognuno fa i conti in tasca propria e poi sa per cosa lo deve acquistare. Sicuramente c'è chi lo può acquistare e lo sfrutta a pieno e ha bisogno di un drone con queste caratteristiche, però non è il mio caso. Poi se qualcuno mi invia il drone da provare per farci una recensione o per farci un test e via dicendo, ok, allora in quel caso sono ben contento di provarlo, perché non è il drone che non mi interessa provare o testare, ma proprio acquistare un drone per il mio utilizzo personale non è il tipo di drone che fa per me. Quindi ragazzi, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate di questo drone, dei prezzi che ha DJI ha diciamo appioppato a questo drone, se anche per voi non rimane più un drone consumer top di gamma ma rimane un drone professionale ormai per caratteristiche e prezzo, se qualcuno di voi ha intenzione di acquistarlo anche a questo prezzo me lo scriva, se invece magari pensava di acquistarlo adesso che ha visto i prezzi non lo acquisterà più. Quindi scrivetemi voi nei commenti, che lo so che spesso non rispondo ai commenti perché non ci riesco a livello di tempo, ma li leggo tutti. Quindi ragazzi, questo era solo un video per esprimere le mie opinioni
per quanto riguarda questo nuovo drone di casa DJI, che ormai secondo me è uscito da quello che è il mio range di utilizzo. Nel mio range di utilizzo io posso arrivare a lui, che è un drone che amo tantissimo e ha caratteristiche probabilmente superiori a quelle che sfrutto io, quindi nel senso, questo è il, diciamo, il limite per quello che è il mio utilizzo personale riguardante i droni cinematografici. Quindi ragazzi, spero che questo mio video con queste mie considerazioni e mie opinioni riguardante il nuovo DJI Mavic 3, che comunque tutti noi non vediamo l'ora di vedere il 5 novembre, di vedere il video di presentazione di DJI, quindi tutto quello che girerà intorno a questo drone, siamo tutti curiosissimi, però quello che penso è quello che vi ho detto. Quindi se tutto questo vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram dove vado a volare, location e via dicendo. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!